Gentili amici, salve a tutti. Bene, anche oggi abbiamo deciso di lasciare i nostri studi e fare due passi nel cuore della nostra Sassari. In questa bellissima giornata di sole noi siamo curiosi, sì, siamo proprio curiosi di sapere quante persone sanno il perché si festeggia il 25 aprile. Rimanete con noi. Buongiorno, i famosi piccioni di Piazza d'Italia. Sì. Allora, noi siamo curiosi di sapere se lei sa perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Lo so bene, ma non me ne frega nulla. Ce lo vuole dire? Dico che lo so bene, ma non mi interessa parlarne perché non sono legato a questi tipi di ricorrenze, capito? Piccioni stanno scarseggiando ultimamente in Piazza d'Italia, però. E c'hanno ragione. Perché, secondo lei? Perché dovrebbero dargli da mangiare e gestirli in maniera diversa, ma visto che non le sanno gestire in maniera diversa. Lei viene tutti i giorni qua? Mi fa piacere, sì. Almeno a loro gli do da mangiare, visto che non ho da mangiare ad altri. Fa benissimo. Una buona giornata. Grazie a lei. Buongiorno, TeleG Sassari. Ascolti, noi siamo curiosi di chiederle perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Lei lo sa? La festa della Repubblica. No, quella è il 2 giugno. Ma tanto non lo so. Non lo sa? No. Lei sa però che domani è festa? Sì, signore. Bene, allora per scoprire il motivo per il quale in Italia si festeggia il 25 aprile la invitiamo a rimanere sintonizzati sulla nostra emittente, perché alla fine di questo ciclo di interviste noi diremo perché in Italia il 25 aprile è festa nazionale. Quindi lei pensa che sia la festa della Repubblica? Sì. Il 2 giugno quindi cosa si festeggia? Non lo so, guardi. Rimanga, lei segue TeleG? Sì, certo, certo. Ci fa piacere, continua a seguirci perché scoprirà il perché. Forse la memoria mia non è più di una volta con 87. Quanti anni ha lì? 87. Se li porta benissimo comunque, una buona passeggiata in Piazza d'Italia. No, ora devo andare a fare una commissione a mio figlio in banca. Una buona giornata, arrivederci. Grazie. Buongiorno signora, TeleG, la televisione di Sassari, ci segue lei? Già, sì, sì. Ah, ci fa molto piacere, oggi siamo curiosi di chiedere alle persone che incontriamo, in questo caso a lei, se sa perché in Italia festeggiamo il 25 aprile. Ah, ci fanno una testa così tutte le volte, tutti gli anni. La chiamano la liberazione dal fascismo, non so. Io sono lei lo sa. Nel 41, quindi qualcosa comunque l'ha detta. Ero, insomma, ho sentito dire dagli anziani. Adesso anziano sono io. No, perché già abbiamo trovato qualcuno che dice ah, è la festa della Repubblica, no? Quella è il 2 giugno. Ma quello dove vive? No, no. Però lei comunque lo sa. Sì. Vuole salutare qualcuno, ne approfitti. Le mie sorelle. Le salutiamo allora. Come si chiamano? Antonietta e Gianna. Ti abbiamo beccato in un momento particolare. Scusaci, però dovevamo assolutamente fermarti perché questo conosci TeleG, sì. Sì. Allora, noi quest'oggi volevamo sapere dalle persone che incontriamo per strada, eccetera, eccetera, quanti sanno il significato della festa del 25 aprile? Tu lo sai? Perché festeggiamo? Festa della liberazione. Da che cosa? Troppo facile. Dai, pensaci un attimo. 10, 9... Dal fascismo? No. Brava, qualcosa diciamo che la sai. Ti auguriamo una buona giornata e per saperne di più guarda la nostra emittente, perché poi per tutte quelle persone che abbiamo incontrato che non lo sanno diremo il perché si festeggia. Ok, va bene. Vuoi salutare qualcuno? Approfitta. No, saluto tutti e grazie della Ciao, buona giornata. Oggi abbiamo deciso di fare due passi in città per vedere in quanti sanno cosa si festeggia il 25 aprile, il perché. La festa della liberazione. Lei lo dice, dai, sulla festa della liberazione, però abbiamo trovato qualcuno, ad esempio, che non lo sa. Vabbè. Ecco, spieghiamolo. In due parole. In imbarazzo, il 25 aprile è il giorno della liberazione. Da che cosa? La liberata dal fascismo, dall'invasione dei tedeschi, con i quali Mussolini aveva fatto una bella alleanza. Brava la signora. Sa due righe. Complimenti, una buona giornata. Questa cosa è importante. Arrivederci. Ciao ragazzi, buongiorno. Non siete in ferie, vero? No. No. Okay, no. Allora, vieni anche tu, non temere, dai. Siete di Sassari? No. Di dove?
Prague. Vabbè, comunque è vicino. Voi sapete il significato del 25 aprile? Perché in Italia si festeggia il 25 aprile? Per la liberazione. Bravo, da che cosa? Non lo so. Dal nazismo. Nazi fa? Nazi, non lo so. Non lo sai? Nazifascismo. Bravo, vedi. Lo sa. Ti ha aiutato qualcuno? No. Bravo, come ti chiami? Pietro. Vuoi salutare qualcuno? Salutate qualcuno, i vostri amici di Sassari. Ciao a tutti. Che scuola frequentate? Io alberghiero. Io linguistico. Salutate i vostri compagni, no? Ma dov'è? Perché dove la... Su TeleG, Sassari. Ah. Dai, salutate, fate un ciao ai vostri compagni. Ciao a tutti. E ricordate che il 25 aprile si festeggia il nazifascismo. No, la liberazione. Si festeggia il nazifascismo. Bravo, ciao ragazzi, una buona giornata. Vi rubo un secondo e aspettate, avete fretta, dai. Non si preoccupi, venga che le oscuriamo il volto. Mi dica almeno perché si festeggia il 25 aprile in Italia, lo sa? Lo sappiamo tutti, per la liberazione, diciamo, per la sconfitta del governo nazista. Lo sa che tanti giovani però purtroppo non lo sanno? Anche qualche anziano, eh? Tanti giovani che vengono fuori adesso dalle scuole sanno molte cose in meno. Lei segue TeleG, sì? Sì, tutte le notti, almeno per il TG. Buongiorno, marito e moglie a passeggio oggi? Ma visto che il semaforo è rosso ne approfittiamo. Non si passa col rosso però, signori. Ciao, buongiorno, ti rubo un secondo. Vieni, tanto è rosso. Come ti chiami? Matteo. Ciao Matteo. Allora, noi quest'oggi siamo in giro per la città per vedere in quanti di voi, persone che stiamo fermando, sanno il perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Non me lo ricordo. Come non te lo ricordi? L'hai studiato? Può essere, ma non mi ricordo. Però non te lo ricordi. Va bene, per sapere perché si festeggia il 25 aprile ti invitiamo... La liberazione? Sì, da che cosa? Dall'Italia dai campi di concentramento. Dal nazi? Dal nazismo, giusto. Nazifascismo, bravo, dai, alla fine ci sei arrivato piano piano. Sei di Sassari, Matteo? No. Di dove? Di Milano. Però studi in città? No, lavoro. Lavori? Ah, bello, che cosa fai? Faccio il commesso. Ti piace? Ti piace Sassari? Sì, molto molto tranquilla, piccolina, si gira tranquillamente, clima favorevole. Hai visto poi le belle giornate di questi giorni, estate anticipata, sei già andato al mare? Sì, ho fatto un giro ad Alghero, ma dicono che dovrebbe ritornare il freddo. Speriamo di no. No, speriamo, si sta bene così. Assolutamente, se vuoi salutare qualcuno puoi farlo, eh. Saluto l'amore mio, un bacio. Ciao, ti rubo giusto un secondo, sei sassarese? Sì. Segui TeleG, sì, dillo sì. Sì. Ok, perfetto. Allora, vogliamo sapere se tu sei a conoscenza del perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Sinceramente no. Quanti anni hai? 20. L'avrei sicuramente studiato. Zero. Come no? È impossibile che tu non l'abbia studiato, però per scoprirlo ti invitiamo a guardare la nostra emittente, perché alla fine di questo ciclo di interviste diremo perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Non sei il solo che non lo sa comunque. Ciò ti consola? Beh, un pochettino. Quindi ti invitiamo a seguirci. Va bene. Come ti chiami? Stefano. Saluta qualcuno, dai. Boh, non so chi salutare, sinceramente. Dai, non hai amici, genitori? Vabbè, saluta. Ma così poi saluta a tutti, tutti quelli che mi conoscono. Mi faccio prima. Ciao, bello, ciao. Ciao. Oh, ciao, buongiorno. Buongiorno. Sei di Sassari? No, sono siriano. Sei siriano? Ah, interessante. Ma tu sai perché in Italia si festeggia il 25 aprile? Sì, domani c'è il giorno di libertà, giusto? Giusto, da che cosa? Dal fascismo. Bravo, sei bravo. Nonostante tu sia siriano, però sei bravo. Da quanto tempo vivi in città? Io vivo da 2 anni qui. Ti piace Sassari? Sì, è bella, sì, è Italia tutta bella. Però sicuramente magari in questo periodo il tuo pensiero è rivolto anche ai tuoi connazionali. Certo, sì. Io voglio... non ho capito la domanda, ripeti. Il tuo pensiero, se a Sassari, è rivolto anche ai tuoi connazionali in Siria, a ciò che sta succedendo? Certo, sempre penso, sto pensando sempre il mio paese, come va, come
se torna... Sei preoccupato per quello che sta accadendo? Certo. Lì hai familiari, amici? Sì, il padre, i fratelli sono lì, mio padre, i miei fratelli sono lì ancora, vivono lì. E non è la vita lì non è tranquilla. Tu come mai sei qua in Italia? Lavoro, studio? Io sposo da un ragazza di Porta Torres, una ragazza italiana. E vivo qui. Sei felice comunque qui? Sì. Siamo contenti per te. Salutiamo la tua fidanzata. Grazie. Sì, la tua moglie. Mia moglie. Come si chiama? Elisabetta. Salutiamo. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao Elisabetta. Ciao anche a voi. Ciao a tutti. Renato. Sei sassarese? No, sono di Iglesias. Te ne stai andando per le feste? Sì. Senti, sai perché in Italia si festeggia il 25 aprile? Mi sento molto ignorante e mi vergogno altamente di questa cosa. Non sai neanche qualche accenno il perché tu vai in vacanza il 25 aprile? No, guarda, veramente vado a documentarmi all'istante. Perché avevo ricordi, mi sto scattando il rosso. Mi sento molto ignorante in materia e... è una lacuna che voglio colmare, decisamente. Va bene, allora lo scoprirai seguendo la nostra emittente domani dalle 13 in poi, perché alla fine di questo ciclo di interviste diremo perché. Perché non sei il solo che non lo sa, Il perché in Italia si festeggia il 25 aprile. TeleG canale 15 oppure www.teleg.tv. Segui TeleG? Sì, ogni tanto sì. Ah, mi fa piacere. Ascolta, tu sai perché in Italia si festeggia il 25 aprile? Festa della liberazione. Da che cosa? No, se le dici le cose le devi dire bene. Suppongo dalla schiavitù. No, dal nazi. Dal nazismo. Fa? Nazifa? Scismo. Bravo, vedi che lo sai? Più o meno. Cos'era il nazifascismo? È stato un periodo dove c'erano dei dittatori, avevamo Mussolini, c'era Hitler, c'era un'alleanza che comunque... teneva, diciamo, segregati diversi popoli in lager e comunque schiavi, classe operaia che non veniva pagata. Alla fine ci sei arrivato. Beh, la scuola ha fatto bene. Hai visto? Però ti ho dato io un input. Vabbè, ci vuole sempre un input. Come ti chiami? Vita. Gabriele. Saluta qualcuno, dai. Saluto tutti. E lei, signora, se la ride a squarciagola, e adesso noi ridiamo insieme a lei. Perché in Italia si festeggia il 25 aprile? L'anniversario della liberazione. Annunciazione. Da che cosa? La liberazione, effettivamente. Questa 5, 4, 3, 2, 1. Passiamo. Lei lo sa? Non vorrei... Lei lo sa? Certo che lo so. Ecco, allora, glielo spieghi. È stata la fine della guerra, per cui abbiamo esultato per la conclusione di questo conflitto che ha afflitto il mondo intero, in particolare a noi, anche perché siamo stati un po' poco seri con chi eravamo alleati, ci siamo messi contro e hanno fatto una carneficina perché si volevano vendicare della nostra voltafaccia. Poi, a torto o a ragione, non spetta a me dirlo, saranno i posteri ancora a decidere chi aveva ragione. Allora, noi abbiamo incontrato soprattutto tanti giovani che non conoscono il significato di questa festa. Perché secondo lei sta succedendo questo? Perché non sanno perché il 25 non si va a scuola? Perché appunto non si va a scuola è una manifestazione nazionale per la liberazione, mi sembra che sia un motivo significativo. Ma perché secondo lei molti giovani non sanno il significato? Perché non sono stati. Infatti lei è giovane, ma non ricorderà un particolare. Un 35 anni fa un reduce che si chiama Pietro Virdis di. Sardo, un notissimo poeta di Bono. E aveva manifestato il giorno del 25 aprile, adesso l'anno non mi sfugge, ma almeno 30-35, indicando la lapide che c'è al Palazzo Ducale, dicendo: è possibile che il comune di Sassari abbia dimenticato questo giorno così importante per l'Italia? Era un reduce che si sentiva leso per ciò che ha dato, il contributo che ha dato alla patria, perché era un ex militare naturalmente. E a me è rimasta impressa tanto la sua manifestazione, che fece ecco, perché sulla Nuova la riportò abbondantemente con fotografie e con dichiarazioni fatte da lui che l'ha vissuta in prima persona. Io posso parlarne perché la ricordo, ma non sono stato... Non
così, perché adesso il 25 aprile in città, la città pullulerà di eventi, di manifestazioni, partendo da Palazzo Ducale e tante altre cose, perché comunque è una festa molto importante anche dal punto di vista politico. Io penso che adesso purtroppo tutto si sta politicizzando. Sempre al discorso, non si sa se ha torto o ha ragione, ma se ci fosse un po' di più di serietà da parte dei nostri politici, indipendentemente dal colore, non parliamo destra, sinistra, la politica dovrebbe essere il punto di riferimento per il cittadino, ma quando noi vediamo, sentiamo attraverso la radio, la televisione, la vostra informazione di certe porcherie, il cittadino si cala le braghe e dice: ma è possibile che io debba seguire un esempio del genere? Non esiste, perlomeno questo è il mio pensiero. Adesso sì, però lei non lo sapeva. No, lo sapevo, però diciamo che mi hai colto. Mi ripeta quello che ha detto. È appunto che è l'anniversario della liberazione, diciamo del periodo di guerra che c'è stato negli anni addietro. E che quindi la nostra patria si è risvegliata sotto un modo diciamo che non tutti hanno capito, anche perché noi della seconda generazione, perché loro sono la prima, diciamo che hanno studiato queste cose, ma non sempre con cognizione di causa. Per cui mi sono trovata sbalestrata dalla vostra interrogazione così d'amblè fatta, stavamo pensando a tutt'altre cose, discutendo di altre cose, ecco la mia risata. Comunque siete stati simpaticissimi e molto esaustivi. Sì. Sono cose che colpiscono particolarmente, non so se vi rubo del tempo, ma ve lo voglio dire. Sono molto sensibile a queste cose, perché io sono figlio di un cavaliere della Repubblica. Mio padre ha fatto la guerra del 15-18, 5 anni di guerra, e quando tuo padre ti racconta che per sopravvivere doveva mangiare due gallette con una scatoletta di carne sul cadavere, sulla schiena di un cadavere o di un commilitone o di un austriaco, perché le trincee erano piene di cadaveri, non si faceva tempo neanche a scoprire i cadaveri, perché andavano all'arma bianca. Quindi per queste cose sono sensibile, le ricordo bene, ma mi fanno male pensare che abbiamo attraversato la prima e la seconda guerra mondiale con lo scempio di tutti i cadaveri che ha creato questo volere la politica, perché era politica prima ed è politica adesso, quella che è stata adesso. Ecco perché ci vorrebbe una più serietà da parte dei politici. D'accordo, ci ha fatto piacere chiacchierare con voi, comunque una bella chiacchierata, ci ha raccontato delle cose anche molto 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 belle. Complimenti, vi auguriamo una buona giornata, una buona passeggiata in Viale Italia, arrivederci. Buongiorno, allora noi praticamente oggi stiamo chiedendo ai sassaresi e non, insomma tutte le persone che incontriamo a passeggio per la città, perché in Italia si festeggia il 25 aprile, c'è chi lo sa e c'è chi non lo sa. Lei lo sa, sì o no? Bella domanda. Dovevo entrare su internet a guardarvi perché lo facciamo. Cioè è la giornata della 25 maggio, non lo so, sinceramente. Non dica quello che sta per dire, perché già me l'hai detto. No, della liberazione. Da che cosa? Dal fascismo. Ci siamo. Allora, però visto che siamo colleghi, approfittiamo anche. Chi è lei? Io sono Aldo Meloni, non sono nessuno, mi occupo di volontariato, Casa della Fraterna Solidarietà e l'Associazione per la Lotta all'ictus Cerebrale. Ecco, facciamo, visto che siamo con lei, un punto della situazione per quanto riguarda la Casa della Fraterna Solidarietà. Adesso ci saranno anche dei periodi festivi, come li state organizzando? Niente, nei periodi festivi, il giorno prima diamo qualcosa di più, però noi siamo aperti dal lunedì al sabato, tutti i giorni, estate compresa, perché la fame non va in ferie. Abbiamo distribuito l'anno scorso e quest'anno non saranno di meno 90.000 sacchetti di derrate alimentari, ma noi non sono poche, ma poi 40.000 pasta di abbigliamento, dopo 30.000 ci siamo noi a Sassari, purtroppo o per fortuna, e poi ancora, cosa le posso dire, pagamento delle bollette, che è una tragedia, acqua, luce, bombole del gas, medicine fascia C, aiuto per gli occhiali, viaggi per portare
bambini malati, e purtroppo è anche successo questo a Roma, al Bambin Gesù. E poi una bagatella come le dentiere, che la sanità non fa. Quindi chi è sdentato, povero, rimane senza denti. Insomma, sono tante le cose che... 830 dentiere per adesso, ma... Che sono parecchie, sono abbastanza. Sono tante le cose che la Casa della Fraterna Solidarietà fa per venire incontro a quei cittadini. Piccole ma grandi cose. Grandi cose per... Insomma, parliamoci chiaro. Da noi, e per fortuna non vengono assieme tutti i giorni, sono circa 1000 famiglie. È un paese. È un paese all'interno di questa città. Che dire, quest'anno purtroppo il comune non ha avuto i soldi per le associazioni di volontariato, altri enti che qualcosa davano, perlomeno noi non hanno dato niente. Noi abbiamo la provvidenza è il 5 per 1000 che ci aiuta, questa è la verità. L'importante è che ci siate. Sì, finché riusciamo ad esserci, sperando che non ci caccino dei locali, perché purtroppo anche quello c'è, sono della provincia, finora la provincia è stata splendida, ci ha tenuto per anni, speriamo che ci lasciano, altrimenti il cielo provvederà in qualche modo, che Dio ci aiuti. Signor Meloni, io la ringrazio per queste sue parole, perché comunque fate, scherzi a parte, veramente tanto per la città. Saluti i nostri telespettatori ricordando loro che cosa si festeggia il 25 aprile. Sì, la situazione di un male grande, di un male grandissimo, purtroppo il fascismo. Fascismo, quello negativo, poi anche là le etichette sono tutte valide, ovunque ci sono persone giuste e persone sbagliate. Allora noi siamo curiosi oggi, tu sai benissimo, sì, vai a scuola? Sì. Sei sassarese? Sì. Sai perché in Italia si festeggia il 25 aprile? No, la verità no. Per? Allora tu dici, la verità no. No, la verità non l'hai studiato? No. Non hai mai chiesto ai tuoi nonni, genitori? No. Quindi non lo sai. Molto male. Abbastanza. Sai quanti come te non lo sanno? Tanti, presumo. Sei sassarese, mi hai detto. Segui la nostra emittente? Sì, sono sassarese. No. Segui TLG, di la verità, segui. Non più di tanto, non seguo molto la TV, la verità. Però inizia a seguirla, anche perché adesso scoprirai nei nostri notiziari perché in Italia si festeggia il 25 aprile. Perché alla fine di queste interviste dirò il significato. Poi ti vedrai anche tu in televisione e farai vedere a tutti che non sai il perché. Va bene, va bene. Dai, saluta qualcuno. Non so chi salutare, la verità. Saluta te stesso. Ti impegnerai a studiare adesso, entrerai su internet e ti documenterai. Va bene, intanto sono andato al barbiere. Sì. Al barbiere? Sì. Giustamente. Come passerai queste feste? Queste feste dovrò studiare e poi vabbè, dedicherò un po' a me stesso naturalmente. Cosa studi? Sono industriali. Ciao ragazzi, buongiorno. Vi posso rubare un secondo? Un minuto? Due minuti? Vabbè, fretta, aspettate. Due minuti, dai. Non... Siete sassaresi? No, no. Di dove? Zona di Cagliari. Sapete il perché si festeggia il 25 aprile? Cadde. Festa della liberazione. Da che cosa? Dal fascismo. Bravo, tu lo sapevi? Sì, lo sapevo anche. No, perché ti vedevo un po' spaesato. Come mai a Sassari? Lavoro. Ok, vi lasciamo andare a lavoro allora. Una buona giornata. Bene, allora siamo arrivati al termine di questo ciclo di interviste dedicate alla festa del 25 aprile. Allora, per tutte quelle persone che non ci hanno saputo rispondere, bene, allora sappiate che il 25 aprile è la festa della liberazione dal nazifascismo, giorno che viene festeggiato ogni anno in tutta Italia con eventi, concerti e manifestazioni. Una festa per ricordare un passato orribile terminato oltre 70 anni fa. Il 25 aprile 1945 segna infatti la vittoria della resistenza italiana sui nazifascisti. Bene, allora, la nostra Giovanna che riprende un po' la situazione qua all'emiciclo Garibaldi di Sassari a proposito di manifestazioni dedicate al 25 aprile. Domani nel corso dei nostri notiziari scopriremo quelle che sono state le celebrazioni a Sassari e anche nei vari centri dell'Interland sassarese. Quindi rimanete con noi, rimanete sempre su TeleG, la televisione di Sassari. Seguiteci anche sul canale 115 del digitale terrestre su Libera TV. Arrivederci.